Adesso troviamo una posizione comoda, seduti sulla sedia, sul cuscino. Portiamo l'attenzione alle sensazioni di contatto del nostro corpo sulla sedia, sul cuscino, sul pavimento. E quando siamo pronti, possiamo chiudere delicatamente gli occhi oppure lasciarli aperti come meglio preferiamo. Meglio che possiamo, teniamo una posizione eretta, con la colonna diritta e morbida nello stesso tempo, le spalle morbide, la bocca leggermente aperta con un sorriso appena accennato, e le mani appoggiate sulle ginocchia, oppure il palmo della mano sinistra contiene il dorso della mano destra e i pollici si toccano. Sentiamo le sensazioni di contatto del nostro corpo. E sentiamo la sensazione anche il loro divenire, il loro trasformarsi. Diventiamo consapevoli che stiamo respirando. Sentiamo l'aria che entra, l'addome che si espande, l'aria che esce, l'addome che si contrae. E lasciamo che la respirazione sia esattamente com'è, senza modificarla. Semplicemente respiriamo e sappiamo che stiamo respirando. E facciamo in modo di rallentare sempre di più la respirazione, in modo da sentire il corpo che si rilassa. Possiamo portare l'attenzione alla parte alta del corpo, la testa, il collo, le spalle, e quando espiriamo lasciamo andare e rallentiamo l'espirazione.
Poi portiamo l'attenzione al busto, alle braccia fino ad arrivare al bacino. E quando espiriamo, lasciamo andare. E poi portiamo l'attenzione al bacino, alle gambe, fino ad arrivare ai piedi. E quando espiriamo, lasciamo andare. Adesso lasciamo sullo sfondo la respirazione ed entriamo in contatto con le sensazioni del corpo. Andiamo a sentire le sensazioni del corpo nella sua integrazione, nella sua interezza, dalla testa ai piedi. E in questo caso lasciamo che l'attenzione sia fluttuante. E ogni volta che in un punto del corpo una sensazione si intensifica, portiamo lì l'attenzione come fosse una lente di ingrandimento, un fascio di luce, e andiamo a sentire la sensazione meglio che possiamo. E lo facciamo senza avversione e senza attaccamento. Li sentiamo così come sono. Li sentiamo e poi li lasciamo andare, seguendo tutto il loro divenire, il loro trasformarsi. E quando lasciamo andare una sensazione,
Mettiamo l'attenzione in una posizione indifferenziata per poi continuare a sentire, ad avvertire le sensazioni in un altro punto del corpo. E andiamo a sentire le sensazioni così come sono. Positive, negative o neutre, senza cercare di trasformarle. Le sentiamo e poi le lasciamo andare. Poi lasciamo sullo sfondo anche le sensazioni del corpo ed entriamo in uno spazio di presenza aperto, e in questo spazio di presenza aperto, ogni volta che un oggetto mentale lo attraversa, sia esso una sensazione, un suono, un rumore, un pensiero, un'emozione, semplicemente lo osserviamo e poi lo lasciamo andare. E approfondiamo la meditazione in questa modalità per qualche minuto.
Adesso immaginiamo i nostri genitori, siano essi viventi o trapassati, li immaginiamo dietro alle nostre spalle, che ci mettono una mano sulla nostra spalla. E dietro al papà, i suoi genitori, i nonni e via di seguito, dietro alla mamma, i suoi genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, in modo tale da immaginare proprio tutte le generazioni che ci hanno preceduto e che, come dire, hanno permesso di trasmetterci la vita a noi stessi in questo momento. Immaginiamo proprio tutti i nostri avi e gli chiediamo di guardarci con benevolenza e di trasmetterci, gli chiediamo proprio di trasmetterci la forza vitale che ha permesso a loro stessi di superare la guerra, le due guerre mondiali, superare epidemie precedenti e, tornando indietro nel tempo, come dire, nell'arco di migliaia e migliaia di anni. E se noi esistiamo, lo dobbiamo ai nostri avi che nel tempo, nei secoli, sono riusciti a sopravvivere e a superare in modo resiliente tutte le difficoltà che hanno incontrato per donarci la vita che stiamo vivendo in questo momento. E a tutti loro mandiamo un profondo ringraziamento per averci donato la vita e chiediamo loro di guardarci con benevolenza e di trasmetterci quella linfa vitale che a loro stessi ha permesso di superare le avversità. È meglio che possiamo, sentiamo questa energia vitale che ci arriva dalle nostre radici, dai nostri antenati che ci hanno donato la vita. E meglio che possiamo, espandiamo dentro di noi
questa energia vitale. Adesso ringraziamo i nostri antenati per averci guardato con benevolenza, li ringraziamo per averci donato la vita e gentilmente gli chiediamo di tornare da dove sono arrivati. Li salutiamo e li ringraziamo amorevolmente. Adesso immaginiamo di meditare tutti quanti in un cerchio di meditazione in cui non soltanto noi, ma anche altre persone in questo momento, come noi, sono sedute per meditare per incrementare il livello di coscienza degli individui e per trasformare profondamente la realtà nella quale viviamo.
sia riferita a noi stessi, alle relazioni e allo stesso pianeta. E adesso, mentre stiamo praticando in questo cerchio di meditazione, invitiamo una figura compassionevole, un saggio, un maestro, una figura spirituale, il nostro santo di riferimento, sapendo che la figura compassionevole deve avere almeno queste caratteristiche, ovvero avere la sensibilità per la propria e l'altrui sofferenza, l'intenzione di alleviare la sofferenza propria e degli altri, ed essere saggio, ovvero avere la capacità di vedere la realtà da molti punti di vista diversi e anche la capacità di non lasciarsi intrappolare dalle emozioni reattive, la paura, l'ansia, la rabbia, la tristezza, ma che sia in grado di poter sentire queste emozioni e lasciarle andare. Quindi immaginiamo di visualizzare questa figura compassionevole che ciascuno di voi potrà scegliere, e immaginiamo che venga a sedersi proprio di fronte a noi in questo cerchio di meditazione. E per qualche minuto immaginiamo di dialogare con questa figura compassionevole, ringraziandola gentilmente e amorevolmente per essere venuta
il nostro soccorso. E a questa figura compassionevole, questa persona saggia, questa entità spirituale, possiamo parlare delle nostre difficoltà che sentiamo in questo momento di paura, di dolore, e poi gli chiediamo gentilmente un aiuto per superare queste difficoltà e per trasformarle in una risorsa da utilizzare in questo momento della nostra vita. Quindi
ringraziamo la nostra figura compassionevole per tutte le informazioni, le sensazioni e le emozioni positive che ci ha donato, e insieme alla nostra parte, alla nostra figura compassionevole, chiediamo di mandare una energia vitale a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, a tutto il personale medico, paramedico, che in questo momento sono i nostri eroi. E gli mandiamo un'energia positiva, di forza, di coraggio, di compassione, di amorevolezza. E immaginiamo proprio una luce chiara, positiva, che si espande e va in tutti questi luoghi di difficoltà di questo momento. Ospedali, pronto soccorso, medici. Mandiamo a tutti loro un'energia positiva. E visualizziamo tutte le strutture sanitarie a cui mandiamo questa energia positiva. Insieme alla nostra immagine compassionevole. Adesso ringraziamo la persona compassionevole che è venuta in nostro soccorso
La salutiamo, la ringraziamo profondamente. E lasciamo che torni dal luogo in cui è arrivata. Infine, dedichiamo a tutte le persone che in questo momento non stanno bene i benefici di questa meditazione. E riportiamo l'attenzione alla respirazione. Sentiamo l'aria che entra e che esce. E lasciamo riposare qui la nostra consapevolezza ancora per qualche istante, fino a quando il suono della campana segnerà la conclusione di questa pratica.